told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Solo Calcio. Dunque, missione compiuta, battuto il Siena, trend in crescita, non c'è dubbio alcuno. 2-1 il verdetto finale, in realtà una vittoria più netta, molto più netta di quanto non abbia certificato il risultato finale, appunto, di 2-1. Il Pescara si prepara ora alla trasferta di Olbia, in programma sabato con inizio alle 17:30. Saranno tre gare in 7 giorni. Poi martedì lo snodo di questo campionato per il terzo posto con il Cesena all'Adriatico, martedì 15 marzo ore 21, e poi il sabato successivo nuova trasferta, il derby del Bonolis di Teramo. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera, ritroviamo con grande piacere anche Gianluca Colonnello. Grazie. Buonasera. Gianluca. Beh, buonasera. Insomma, missione compiuta, dicevamo, no, dell'importanza di questa partita. Pierpaolo, il trend è in crescita, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, no? Sì, adesso è la terza buona partita consecutiva, quindi diciamo, se tre indizi fanno una prova, questo deve valere non soltanto nei gialli ma anche nel calcio. Pesaro, Modena e Siena sono state tre prestazioni buone, convincenti. Era importante ripetersi, non era facile ripetersi dopo Modena, perché giocare una partita di quel livello e perderla in quel modo poteva lasciare anche un segno importante. Però da questo punto di vista credo che la classifica sia stata paradossalmente un vantaggio, perché se quella partita lì la perdevi quando ti stavi giocando punto a punto la promozione, potevi anche subire un colpo durissimo. Così, tutto sommato, sì, ha cambiato ovviamente, ma non ha cambiato le cose in maniera determinante. E mi pare che dopo, insomma, mesi di tentativi più o meno affannosi, Auteri, non lo vorrei dire per scaramanzia, ma forse ha trovato, insomma, a grandi linee una quadratura del cerchio. Sicuramente c'è un giocatore che è Pontisso, che gli ha risolto parecchi problemi in mezzo al campo,
perché è un giocatore che può fargli, magari quando starà anche meglio fisicamente, le due fasi, può consentirgli di variare tatticamente più di una soluzione, quindi magari giocare come si dice in gergo sotto punta, cioè dietro un'unica punta, o fare una mezzala, quindi cambiare a seconda delle necessità del momento. Niente, diciamo che le prospettive, cioè in prospettiva si comincia a intravedere qualcosa. Io, come sai, sono sempre molto cauto, certo. Pescara davanti una strada lunga, però infatti io ho detto trend in crescita, sicuramente il trend è in crescita. Però è chiaro che, diciamo, l'obiettivo deve restare quello di puntare al terzo, certo, posto, certo. Perché comunque innanzitutto la squadra ha il dovere di provarci, perché le distanze sono ancora accessibili, e secondo perché in prospettiva playoff comunque saltare qualche turno e entrare con qualche turno di ritardo sicuramente direttamente alla fase nazionale, certo. sarà sicuramente un vantaggio. Oh, tra l'altro anche la migliore quarta salterà i primi due turni, sì, però lì è più complicato, mi sembra un po' più difficile, a meno, sì, di uno sprint finale molto molto importante. Quindi niente, mi auguro che sia, insomma, finalmente la strada sia quella definitiva. Le prospettive in questo momento ci sono. È importante che Ferrari abbia ritrovato il gol, insomma Rauti sta giocando su buoni livelli, quindi tutto sommato, insomma, mi sembra che i passi avanti ci siano. Sono curioso di vedere se ci continueranno a essere tanti cambi in difesa. Ecco, la difesa, diciamo, forse è il reparto che non ha ancora bloccato, sì, una sua situazione standard, però insomma, diciamo, rispetto a un mese fa, in questo momento possiamo essere almeno un po' più ottimisti, insomma, non c'è dubbio. Tra l'altro stavamo parlando dell'opzione migliore quarta dei tre gironi, che salta i primi due turni dei playoff, però il Renate nel girone A ha 54 punti, sì, e l'Avellino ne ha 52 nel girone C, ma con una gara da recuperare. Gianluca, poi l'Avellino ha Kragl. Kragl che è andato a segno di nuovo, sì, abbiamo, sì, preparato anche una sorpresa per te. Beh, si parla solo di credo. Si parla, sì, sì. Hai preteso e voluto rivedere questo gol, anzi lo facciamo vedere subito. Intanto salutiamo Ivan Tisci, buonasera Ivan, collegato via Zoom. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Ivan, e grazie, ciao, per aver accettato, ciao, il nostro, ciao, invito. Ci togliamo subito il dente per Paolo. Il gol di Kragl a Pagani contro la Paganese di Grassadonia. Ha provato lo scambio, la palla gli è tornata sul sinistro. Beh, insomma, il sinistro ce l'ha, è potente, magari non angolatissimo, però forse non se l'aspettava. Posso neanche fare una domanda? Sì. Ma noi perché dobbiamo vedere i gol di È Kragl? Perché ti piace, io so che ti piace, ho capito. Tu sei un grande estimatore e quindi ti abbiamo, bravo, accontentato. Insomma, grazie. Solo per questo. Quindi si suppone che io ti debba ringraziare adesso. Beh, sì, quantomeno. Il portiere della Paganese, Baiocco, tra l'altro ex Pescara senza collezionare presenze. Gianluca, veniamo a noi, perché è chiaro che l'insidia poteva essere di natura psicologica, no? Cioè bisognava trasformare la rabbia comprensibile per l'atroce beffa subita, patita a Modena, in energia positiva. Sotto questo profilo, proprio il Pescara non ha tradito le attese e non è, voglio dire, esattamente un dettaglio questo, no? Sì, tutte le cose sono andate come dovevano andare, perché ha meritato sicuramente la vittoria, ha creato circa 6 buone palle gol. Di fronte, io ero allo stadio, siccome sono stato a Siena, quindi ho guardato anche un pochino il Siena. Certo. Però da doppio ex. Diciamo, il Pescara ha meritato la vittoria, però si è trovata anche di fronte una formazione veramente deludente. Vedere giocatori che hanno calcato campi di Serie A, Serie B per tantissimi anni e non vedere una reazione non amor proprio, ma per il calcio. Veramente sono rimasto deluso dall'atteggiamento, però nulla toglie che
il Pescara poteva chiudere il primo tempo tranquillamente sul 3-0. Certo, certo. Diciamo che il Sera si è sfaldato poi soprattutto nella ripresa, no? Dopo un buon inizio, poi faremo vedere l'intervento importante sì, di Sorrentino. Nella sintesi purtroppo non abbiamo potuto commentare queste ore perché non l'hanno inserita. Hanno fatto due situazioni, la situazione del gol e quel tiro è stato molto bravo Sorrentino a respingere. Quindi un'autentica delusione. Sì, insieme, sì. Cioè non me l'aspettavo, ma è stata una partita lenta. Sì. Il Pescara come si muoveva poteva segnare in qualsiasi momento. Assolutamente. E quindi devono continuare in questa maniera perché devono porsi l'obiettivo del terzo posto. Perché quando ti poni un obiettivo in questo periodo ti aiuta anche a livello di positività, di energia per affrontare la partita. Dopo il Pescara ha meritato sicuramente la vittoria, però bisogna stare attenti perché il calcio è strano, le partite vanno chiuse. Vanno chiuse perché alcune volte puoi creare. Io ho giocato tanti anni, alcune volte mi sono trovato in alcune partite creammo 4, 5, 6 palle gol su un unico tiro, perdemmo la partita. E quindi è importante cercare di essere più cattivi sotto porta. Ecco, il gol subito a pochi secondi dal fischio finale del direttore di gara è dovuto a mancanza, cioè in quel momento aveva già staccato la spina il Pescara, deconcentrazione. Diciamo è stato un bel gol perché la preparazione e la conclusione da parte di De Magni. Certo. Il giocatore, si vede che è giocatore perché ha fatto finta, poi si è liberato e l'ha piazzata veramente bene. Però è diciamo una piccola leggerezza, però bisogna sempre, come ho detto, stare attenti, il calcio è terribile. Eccolo qua, il gol di Matteo Ardemani, il primo gol con la maglia del Siena, è arrivato a gennaio, classe 1987. Stavamo dicendo, il Pescara sarà di scena a Olbia, che ha compiuto l'impresa di giornata, no? Vincendo a Modena 2-1, poi vedremo anche i riflessi filmati di questo successo, l'Olbia che non vinceva da un mese e mezzo, dal 23 gennaio, 1-0 sulla Lucchese, veniva soltanto... Possiamo dire una cosa, poi siccome... sia Gianluca che Ivan sono uomini di calcio, i risultati ogni tanto si annunciano prima, cioè il Modena ci stava andando vicino da un po' al capitombolo, si è salvato la partita precedente, col Pescara non meritava obiettivamente di vincere, e prima cioè c'è sempre la leggera compensazione, però paradossalmente no, compensazione vuol dire che in questo momento anche loro che hanno viaggiato a un ritmo indiavolato anche qualcosa devono lasciare per strada. Assolutamente non è brillantissimo il Modena in questo momento, però paradossalmente ti dico, ti assicuro che ieri il Modena ha condotto la partita dall'inizio alla fine con Ciocci, portiere dell'Olbia, che ha fatto almeno 3 interventi miracolosi, avrebbe quanto meno meritato di pareggiare cioè cose strane, no? Sì, però col Pescara invece non meritava forse neanche di pareggiare, anche avrebbe pure meritato anche di perdere. Lì una volta può essere casuale sbagliare le occasioni, non fai gol, però insomma alla lunga le cose una volta può essere un caso, due volte, tre volte, quattro volte non sono più un caso, sono la dimostrazione di un problema magari. Esatto. E comunque la vittoria dell'Olbia permette alla Reggiana di riaprire il campionato, perché ieri la Reggiana è tornata a flirtare col successo, 2-0 in casa col Pontedera, che aveva infilato 3 vittorie consecutive, una formazione in forma, la squadra di Maraia che è in piena zona playoff in questo momento se non vado errato. Intanto l'Entella in vantaggio grazie a Dino D'Angelo, il nostro regista, e il posticipo ha segnato Dino D'Angelo. No, grazie in a vantaggio, Dino D'Angelo, grazie il nostro a Dino regista D'Angelo, che ci fa vedere il cartello, non fare lo spiritoso. Entella in vantaggio per 1-0, siamo appena all'inizio della partita. Entella 1, Carrarese 0. Il Modena, numeri impressionanti come del resto la Reggiana. Peccato che una delle due, no? Bisognerebbe cambiare il regolamento, tutte e due in Serie B dopo un trend del genere. Bisognerebbe cambiare il regolamento e promuovere la quinta invece che le prime due. No, sarebbe un peccato. Comunque il Modena, numeri impressionanti, veniva da 21 risultati utili consecutivi, 19 vittorie, 2 pareggi. L'ultima sconfitta il 9 ottobre nella casa del Montevarchi, che era il Pontedera, che era lo stadio di Pontedera sino allo scorso dicembre, mentre in casa non perdeva addirittura il 25 settembre, l'unico capo casalingo prima di quello di ieri con l'Olbia, contro l'Entella, 1-2 il verdetto finale. Andiamo da Ivan. Ivan, quali sono a tuo avviso gli aspetti positivi da sottolineare?
Ma diciamo che Pierpaolo e Gianluca hanno praticamente detto tutto, quindi io mi trovo d'accordo sull'analisi fatta, ero allo stadio anche ieri, come spesso accade, è stato giustamente detto che in questo momento, soprattutto nelle ultime settimane, si vede un Pescara che ha trovato una certa fisionomia. Io credo che gli acquisti di gennaio siano giocatori assolutamente adatti alla categoria, erano giocatori che mancavano a questa squadra, perché era una squadra che spesso difettava della compattezza, no? Che purtroppo in questa categoria, non solo in questa ma soprattutto in questa, è fondamentale. Quindi in questo momento l'allenatore è stato bravo a trovare un giusto assetto. Io continuo a dire che l'obiettivo primario, come ha detto Pierpaolo prima, deve essere quello di puntare al terzo posto. Certo, ora è appena iniziata, l'Entella ha già fatto gol. Avere due squadre davanti non è sicuramente una cosa semplice, ma tra virgolette sulla carta è molto meno difficile puntare al terzo posto che a un quarto posto come migliore quarta, perché se guardi negli altri gironi hanno tutte non solo il punteggio ma anche la differenza reti superiore al Pescara, quindi credo che questi 5 punti con il Cesena si possono agguantare. Ovvio è che se l'Entella dovesse rimanere lì davanti, ne potrebbe giovare nel futuro scontro diretto che ci sarà con il Cesena, perché con l'Entella c'è già stato il doppio confronto. Quindi credo che le cose da sottolineare sono state dette da voi, e l'allenatore deve continuare a spingere sull'acceleratore con la squadra, perché quello che è importante è arrivare ai playoff con un'identità ben precisa, perché poi dopo nei playoff, a parte eventualmente il primo turno dove hai la garanzia della classifica, no? di avere il doppio confronto a tuo favore, poi dopo se si arriva alla fine, poi dopo sono sconti diretti e nella partita secca tutto può succedere. Assolutamente. Ivan, anche a te la domanda sul Siena, si era già pronunciato Gianluca, io concordo perfettamente, ha confermato di essere la più grande delusione del campionato, al di là per carità dei meriti del Pescara, no? Ma sì, dai, in maniera simpatica posso dire a Gianluca che ieri mancavamo io e lui in campo, poi dopo come età anagrafica del Siena, se vai a vedere un po' la rosa, partire dal portiere, ma tutti gli altri giocatori, Guberti, Terzi, insomma, quello stesso Paloschi che è uscito, è entrato Ardemagni, Bianchi, io credo che ieri la squadra è una squadra che, se uno va a vedere prima della partita i nomi, per chi non segue bene la categoria può anche scappargli a dire cavolo che squadrone il Siena, no? È certo. Una squadra che secondo me sta facendo fatica, ma non perché questi giocatori non siano più adatti, ma perché secondo me troppi giocatori così in una squadra di soprattutto in questa categoria dove la fa da padrone l'intensità, no? E quelli che hanno un pochettino più di gamba, alla lunga il campionato che sta facendo rispecchia un po' la formazione e la rosa che ha costruito la società. Quindi il Pescara ieri ha meritato la vittoria, è stato detto giustamente prima, non bisogna mai dare nulla per scontato, chiudere le partite, perché le squadre di categoria, soprattutto lo vediamo da quello che ha fatto un po' il Modena, la Reggiana, e quello che stanno facendo anche su di Ron il girone A, le squadre di categoria non è che devono vincere per forza 3-4-0 tutte le partite, le chiudono le partite e le portano a termine con compattezza e con solidità, subendo poco. Il Pescara forse ha subito un po' troppi gol, quindi deve limitare questa cosa e continuare così, che secondo me potrà togliersi delle soddisfazioni, dai. Assolutamente. Intanto complimenti a Massimoddo, seconda vittoria consecutiva alla guida del Padova, battuto proprio nell'ultimo match, uno scontro al vertice, la Feral Pisalò, se non vado errato, sì, di Vecchi, ridotta in 9 uomini a un certo punto del match. Comunque ha cominciato bene Massimoddo alla guida del Padova. Ferrari, parliamo di Ferrari, tu già accennato Pierpaolo, insomma Ferrari è davvero un giocatore di inestimabile valore per questa squadra, tra l'altro ultimamente aveva giocato addirittura di meno di Cernigoi, ma anche per qualche problemino di natura fisica la mette sempre dentro, cioè, c'è poco da fare. Sai, probabilmente, come abbiamo detto un po' tutti, Cernigoi è più bravo a legare il gioco. Cernigoi, devo dire che il tuo paragone con Dragan Vukoja, stranamente ti piace? Si è rivelato, io non lo conoscevo Cernigoi,
dopo averlo visto giocare. Tu hai sempre avuto delle perplessità quando dicevo delle cose, invece. No, io ho tuttora delle perplessità quando dici delle però cose. Però ti sei ricreduto. Però vedi, a volte, per la legge dei grandi numeri. Vabbè, dai, adesso. Come il Modena. Non fare poco vecchio, esatto. Come il due volte al giorno le lancette dell'orologio si sovrappongono, vedi? Non è che... però non può essere la regola. No, Ferrari sta facendo una stagione, secondo me, anche al di sopra di tutte le aspettative. Non, forse è brutto dire che è arrivato come dire, che Napoli te l'ha dato per farti prendere Dursi, però obiettivamente, cioè, non era, sì, nessuno aveva dato una grandissima fiducia in avvio di stagione, e invece è stato molto bravo sia inizialmente quando subentrava, perché è sempre subentrato bene, ha fatto, sì, dei gol anche da subentrante, dimostrando di farsi trovare pronto. E poi, sai, a forza di fare gol, certo, diventa difficile tenerlo fuori. Aspetta, prima partita gioca... titolare, aggiungo a, sì, quello che dici, alla nona giornata con la Fermana. In casa. Ha dimostrato di essere migliorato anche nel giocare con la squadra, sì, perché era migliorato. Poi ultimamente aveva avuto un calo di condizione ed è in un giocatore dalla sua struttura, il calo di condizione si vede, certo, mentre magari un Brevilinio riesce a nasconderlo di più. Lui, insomma, si vedeva, tu lo che sai, non stava. Poi tu, insomma, voglio dire. Sì, infatti io ho proprio smesso. Io, a parte gli scherzi. Io ho iniziato a 10 anni e 10 anni e un mese ho smesso, perché non era chiaro, insomma, che no, a parte gli scherzi. È un giocatore che mi sta sorprendendo, obiettivamente, perché poi in area è davvero uno che vede la porta, sì, con grande freddezza. Ieri un paio se ne è anche mangiati, sì, però questo fa gol con una continuità. È impressionante, ha già eguagliato il suo record di marcature. E tra l'altro, cominciano a giocare meglio insieme i tre davanti, sì, che non mi sembra una cosa di poco conto. Prima non sempre, sì, almeno mi sembrava di non vedere sempre questo collegamento fra i tre davanti. Invece adesso vedo molto più spesso giocate con Clemenza, sì, anche più spesso giocate con Rauti. Ripeto, ci sono tante piccole cose che stanno migliorando. Sicuramente abbiamo perso un sacco di tempo, sicuramente è stato un cammino difficile, perché le speranze erano altre, però da questo punto di vista i playoff sono una grande ciambella di salvataggio per tutte le squadre, certo, che almeno inizialmente non sono riuscite a centrare gli obiettivi. I playoff sono, credo, un grande spauracchio per chi, come Modena o Reggiana, magari fa 90 punti e arriva seconda perché l'altra ne fa 91. E lì ci può essere il contraccolpo, eh? Beh, è successo lo scorso anno anche al Padova. Lì bisogna essere molto molto bravi. Certo. Perché fare un campionato come stanno facendo tutte e due e non vincerlo è dura da mandare giù. E poi si ricomincia veramente da zero, perché le qualità certamente ci sono, però poi ti giochi tutto in una partita, e dopo un'annata così può non essere facilissimo. E quindi anche per il Pescara, che si è dovuto ricostruire strada facendo, i playoff sono una grande opportunità. L'Entella sempre in vantaggio 1-0 sulla Ferrarese, all'ottavo il gol del difensore Coppolaro, che ha risolto in mischia. Stavamo parlando di Ferrari, tra l'altro avevamo preparato proprio il video mentre parlava Pierpaolo Marchetti, i 13 gol realizzati sinora da Ferrari, la prima rete contro la Viterbese, una rete importante al 90esimo, eccola qui. Quando la Viterbese era in vantaggio 1-0, era la quinta giornata se non vado errato, primo gol con la maglia biancazzurra di Ferrari, entrato in corso d'opera, prima partita titolare dopo 9 turni in casa con la Fermana, anche in quella occasione segnò un gol su calcio di rigore, insomma i numeri sono tutti da parte di Ferrari. Ma anche ieri ricordo, ha fatto anche un assist, penso per Clemenza, sì, dopo calciato, ha sfiorato il 7. Bravo, sì, esatto, all'inizio del secondo tempo. No, sta dimostrando il suo valore, annata a oggi eccezionale, ha avuto anche delle altre situazioni, penso anche con l'Imolese, sì, ricordi, certo, giocò veramente molto bene, poteva avere anche qualche gol in più, 3-4 gol, ecco qua, il gol con l'Imolese, sì, poteva avere anche qualche gol in più, ma
Anche ieri era attento, io ho cercato di seguirlo, sta sempre in campo, sì. È sempre presente ed è molto importante per un attaccante, come ha detto Pierpaolo, con il suo fisico, però sta facendo veramente molto bene e può essere veramente un'arma importante per i playoff. Io i playoff li ho giocati, come hai detto anche te, si azzera tutto, ed è la verità. Poi squadra o la Reggiana o il Modena, sì. Una delle due rientrerà nei playoff e non è semplice, non è semplice, perché ricordo, io giocavo col Perugia l'anno, il 98, la vittoria, andammo, sì, in Serie A con lo spareggio col Torino. Il Torino aveva disputato un ottimo campionato, era quarto in classifica, salivano in quattro, persero tanti punti, noi recuperammo le ultime 12 partite vincendone 8 se non sbaglio. E poi alla fine andammo in Serie A noi. Perché arrivi col morale, sì, a mille, no? Sì, sì, anche se eravamo molto stanchi per la rimonta, però hai qualcosa in più. Hai qualcosa in più che alla fine si vede. Dopo devi vedere come arrivi, certo, come, certo, arrivi ai playoff, molto importante l'aspetto fisico. Assolutamente, ricordo anche i playoff con la Sammetese, allenatore, sì, Ballardini, sì, tipico caso di borseggio da parte del Napoli, se non vado errato. Ma diciamo... una sorta di Modena-Pescara, o no? No. Sì, no, all'andata pareggiamo 1-1, eravamo 1-0 per noi, ci annullò un gol regolare e poi segnarono su un cross sbagliato, penso, di Capparella, andò a finire nel set, poi perdemmo a Napoli immeritatamente perché anche là subimmo un rigore dubbio. Infatti, mi ricordavo, insomma. Però la avremmo meritato di salire, avevamo in porta il grande Franco Mancini. Ah, bravo, esatto. Compianto Franco. Sì. Amo veramente una bella squadra, un'annata stupenda. Beh, Bogliasino, Amodio, mi ricordo, bravo, no? Giocatori uruguaiani. Mancavamo di un attaccante, di una punta, però avevamo una squadra veramente compatta, bella, meritavamo sicuramente di salire di categoria. Il Napoli allenato da Rei in quel periodo. Sì, poi perse contro l'Avellino. Contro l'Avellino di Francò. E l'anno successivo vinse il campionato. Sì. Ne vinse poi due di seguito, sì, il Napoli, perché salì in Serie A. Ivan, stavamo parlando appunto di Ferrari. Tu lo conoscevi sicuramente poco, già insomma lo avevi visto all'opera, quindi avevi già insomma degli strumenti per giudicarlo, oppure è stata una novità per te come giocatore? No, l'avevo visto molto poco e devo dire che è stata una piacevole scoperta, nel senso che sta dimostrando di... Aspetta, aspetta un attimo, questo è il rigore di Gianluca, no? Sì, l'ho visto. Che freddezza, oh. Mai battuto il rigore, cioè clamoroso. Cioè, no, tu lì sei stato praticamente decisivo. Perché poi eravamo 3-3, sbagliò Dorigo il quarto rigore. Poi, però, io ero seduto, sto bevendo l'acqua. Ah. E quindi doveva andare un mio compagno di squadra. Comincio a tremare. Dopo venne il mister, mi ha detto: vai Gianluca. E c'era Cesari l'arbitro, sì, e cominciò a fischiare perché nessuno andava. È stato bello il tragitto perché ho visto i compagni miei di squadra, io mi sono alzato, tutti con le mani, quando mi hanno visto alzare si sono messi tutte le mani sui capelli e negli occhi, così. Grande fiducia, sì, eh? Fiducia totale. E dopo, bello, sai, c'hai gli attimi, certo. Vedo dietro proprio la porta, vedo il fotografo, non so se era di Perugia, non lo so, si prende tipo una sciarpa, se la mette davanti agli occhi, qui. Si vede così. Sei stato impeccabile proprio. Sì, ma io volevo tirare dove da un'altra parte. No, io volevo tirare, no, volevo tirare dove, si, dove dopo Bucci si è tuffato a destra, io volevo tirare là, sono partito, dopo non lo so. Cioè, hai cambiato proprio idea all'ultimo momento. Cioè, ed è stata la fortuna, sì, del Perugia. Dopo tutto il mister è vero, dello spoiler, si era fatto male, si ruppe il tendine d'Achille. Chi? Il mister. Castagnè. Saltò 3 volte e si ruppe il tendine. Allora stava nel lettino dentro lo spogliatoio, stavo a festeggiare, mi ha detto: Gianluca, mamma mia, non sapevo che eri così freddo. Freddo, 7 giorni non ho dormito. Sorprendente. Vabbè, Ivan calciava i rigori facendo lo scavino, no? No, io diciamo che mi casavo, ma no, mi stava venendo in mente una simpatica battuta di un suo parietto di
il mio compagno, no? Tanti anni fa, che quando c'era il rigore, mister, io non ho mai visto il mister, posso tirare io il rigore? Non ho mai sbagliato un rigore. Ah no, mai, sì, perché non l'ho mai tirati. Quindi se uno li tira i rigori non li può sbagliare, no? io invece li tiravo, ne ho sbagliati pochi, ne ho sbagliati due in carriera, però li tiravo, dai, era un'emozione tirare i rigori. E comunque Gianluca è stato veramente, io lo ricordo perché l'ho vista quella partita. Sì. Una freddezza pazzesca, anche dopo esultava, ma non, secondo me non si rendeva conto. No, perché se tu vedi, quando ho fatto gol mi sono girato, dopo ho sentito l'urlo, perché non mi sono reso nemmeno conto. Pazzesco. Ah, sì. Perché era il 98, sì, quando Ivan, primo anno di Pescara, no? 97-98 per te, Ivan, vero? Io il primo, sì. Primo anno di Pescara, prima con Viscidi, poi Buffoni, sì, era il 97-98. Esatto. Vabbè, stiamo parlando di qualche anno fa. Se devo finire... Sì, come no? Su Ferrari, giustamente mi hai chiesto, mi sembrava anche doveroso. Quindi devo dire che è stata una piacevole sorpresa, lo sta dimostrando di settimana, di partita in partita, di acquistare anche fiducia, no, consapevolezza. La cosa non da sottovalutare è che sì, è vero, lui ieri probabilmente nel primo tempo, nelle prime due occasioni che ha avuto, poteva già fare gol, ma comunque lui in aria c'è sempre. Se voi andate a vedere i gol che ha fatto, lui difficilmente ha segnato oltre gli 11 metri, perché lui è una acrobazia, o perché è arrivato davanti al portiere, o perché ha letto una spizzata. Cioè è un giocatore che in area di rigore, l'area di rigore la occupa molto bene, quindi quando arrivare i palloni in aria, il Pescara, come ha detto Luca, deve sfruttare questa cosa, perché ai playoff potrebbe veramente diventare l'arma in più. Oh, e tra l'altro anche lo stesso Cernigoi è una risorsa, no? Perché come ha detto Pierpaolo, esatto, intelligente nei movimenti, sa giocare con e per la squadra, caratteristiche completamente diverse, no? da quelle di Ferrari. Al limite potrebbero anche giocare insieme in corso d'opera, magari, no? Sì. Perché è chiaro che poi sarebbe difficile dall'inizio, no? Che pensate? Tu che pensi, Gianluca? Assolutamente sì, giocatore intelligente si può adattare sempre. E dopo sa giocare a calcio. Idem Pontisso. Certo. Pontisso sa giocare a calcio, c'è i tempi. Lo conoscevi Pontisso? No, non lo conoscevo, però veramente bel giocatore. Bel giocatore, è vero. Sa giocare a calcio, tu vedi quando sì, uno pulito, sa, proprio, è pulito, no? Sa quello che deve fare sempre, sì. E quindi veramente può essere un punto molto importante per il Pescara. Come abbiamo detto prima, questo mercato ha aiutato molto a alzare il livello tecnico della squadra. Non c'è dubbio, abbiamo sempre sottolineato, no? Il mercato di gennaio è negativo negli ultimi anni, questa volta dobbiamo essere onesti, gli innesti sono stati tutti mirati e funzionali. Maurizio Graziani scrive prima della pubblicità. Dire, siamo dovuti finire in C per fare un mercato di gennaio. Sì, vabbè, però una volta che lo fanno bene, diciamo. Allora, buonasera Massimo, dico una cosa forse ovvia, l'innesto di Riso e Pontisso hanno sistemato i problemi della squadra, poi vorrei elogiare Rauti, secondo me un predestinato, applausi a questo ragazzo, e finalmente gli ha dato fiducia a Oteri, giocando così potremmo dire la nostra ai playoff. Grazie e buona serata. È un po' quello che stavamo dicendo, tra l'altro Rauti, che io ho visto giocare a Palermo sotto punta, ma in un sistema di gioco diverso, alle spalle di Lucca, che adesso è stato, la scorsa estate, è stato acquistato dal Pisa. Pensavo fosse più un giocatore, no, da, non dico trequartista, però proprio bravo ad agire alle spalle della punta centrale. Invece ha anche una bella gamba, come abbiamo visto ultimamente, cioè un bello strappo in campo aperto. No? Per me, come ha scritto il signore, prima volevo finire anche con Carlo De Risio. Sì, eh beh, De Risio, tu l'hai avuto anche. Sì, quindi. Sì, innanzitutto è un giocatore, diciamo, che si sente. Che in campo c'è. E poi per quanto riguarda Rauti, ieri ha fatto un'accelerazione. Ha fatto un'accelerazione, secondo me dovrebbero sfruttarlo negli spazi. Esatto. Perché c'è una rapidità. Ma infatti quello, c'è uno strappo in campo aperto che è sì, clamoroso. L'opzione contropiede può avere anche questa squadra, perché lo ha fatto in diverse circostanze, ha spesso agito di rimessa, no Pierpaolo, quando le circostanze lo hanno richiesto. Allora torno un attimo sulla definizione del telespettatore.
Rauti è un buon giocatore, predestinato mi sembra troppo. A parte, tu sai che cosa sì, penso io della parola predestinato. Cioè, predestinato è quando devi giocare Verratti, dici quello è predestinato, perché è un talento fuori dal comune. Rauti è un buon giocatore, può Pierpaolo diventare... bacchetta anche i telespettatori. No, pensa un po', non solo il sottoscritto, ma per carità, sono termine, anche i telespettatori. Sono io che sono un po', dove dire, tirato nelle valutazioni, però cioè, secondo me predestinato è quando uno ha un talento fuori dal comune. Rauti è un buon giocatore, magari diventerà anche un bravissimo giocatore, predestinato forse è una cosa grossa. L'opzione contropiede sì, anche se forse Rauti è l'unico vero contropiedista. Beh, anche Zappella niente male quando sì, capovolge però, il fronte. Però è sempre un terzino, sì, sì. Quindi ci deve arrivare. Certo. Dall'altra parte hai un giocatore che tende più a venire dentro al campo, magari a liberare il sinistro o comunque dare l'imbucata, perché poi col sinistro rientrando lui è molto bravo a mettere. E tra l'altro la cosa in cui, una delle cose in cui è migliorata questa squadra, prima ad esempio Ferrari lo serviva quasi esclusivamente con i cross, adesso sono due o tre volte provano il fraseggio, ma l'imbucata, lo mandano dentro anche con l'imbucata, perché quando Clemenza viene dentro il campo sta nascendo, come dici, probabilmente si cominciano a conoscere. E sono tante piccole cose che arricchiscono il bagaglio di una squadra. Quindi, diciamo che da qualche tempo è in grado di giocare e esprimere anche un calcio piacevole questa squadra. Da qualche partita l'allenatore continua a sostenere, è tanto tempo che giochiamo così, per carità. Sì, l'allenatore dice così, io non sono d'accordo, ma quello che penso io... non conta assolutamente niente. Come quello che penso io. L'allenatore quando vince ha sempre ragione. Comunque. Questo è vero. È vero. No, credo invece che sarà molto importante. Ieri magari non si è giocato su ritmi altissimi. Pescara a Modena ha fatto una partita molto importante anche sul piano dell'intensità e del ritmo per 70 minuti. La prima vera partita con ritmo e intensità sarà importante capire. Ieri Auteri ha detto che avevano messo benzina nel serbatoio. Per questa squadra credo che sarà molto 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 importante arrivare bene fisicamente ai playoff, ed è una cosa che io spero possa fare, anche perché torniamo all'inizio, a volte il fatto di toglierti subito il pensiero, cioè essere tagliato fuori subito dalla lotta per il primo posto, ti dà la possibilità, se sei bravo, di gestire anche il lavoro in prospettiva per arrivare bene. Perché adesso, obiettivamente, con tutto il rispetto per tutte le squadre di questo campionato, Pescara dentro ai playoff sarebbe arrivato anche se avesse fatto soltanto carichi pesanti di lavoro per tre mesi. Ecco, qui questo farà piacere sicuramente, questo messaggio a Ivan Tisci. Saluto Giuseppe Tambone, ciao Giuseppe. Ciao, buonasera a tutti. Tra poco verremo da te, però prima un post di Alessio Ballone che scrive testualmente: Tisci, eterna promessa sbocciata tardi grazie a Zeman. 2003-2004 ad Avellino, ricorderà perfettamente, insomma vabbè, è chiaro, il maestro si ricorda sempre e comunque, è stato molto importante, anche se in quel momento nel 2003 avevi praticamente 29 anni già, vero Ivan? Sì, eri già 29enne, no? Sì, sì, esattamente, avevo 29 anni. E infatti scrive Alessio... Sono maturato un po' tardi. Scrive Alessio, ricordo una sua doppietta in C contro l'Ascoli di Pillon che poi vinse il campionato, sì, una doppietta che abbiamo riproposto con Ivan qualche settimana fa, ricorderai Ivan, qualche mese fa insomma, in questa stagione. Sì. Colonnello mi ricorda la mia prima vera partita da tifoso all'Adriatico col suo esordio, col Pescara contro il Brescia 2-4. Bella 95-96. Secondo tempo entrai. Sì. Esatto, 2-4 segnarono Neri, Maurizio Neri, che Neri, fece una grande partita. L'attaccante, quello l'11. C'era Possanzini? No. Possanzini dopo. Però c'era Neri, me lo ricordo, perché era uno dei giocatori più bravi. Doppietta fece l'altro. Sì, esatto. Vabbè, adesso... Upner? No, Upner no. Però bella partita. Che hanno... 95-96. Non me lo ricordo. Ce la facciamo entro... No, mi arrendo. Entro le 22:30, no, perché se lo no... Lo sa Giuseppe. Chi? Eh? Chi?
Gritti? No, Gritti no. Prima, dai lo, Gritti lo era agli anni 90-91. Numero 11. Ma anche perché Gritti ce ne ha fatti talmente tanti di gol quando era Arezzo. Esatto. Allora, no, stavamo concludendo, proprio completando il messaggio di Alessio. Il Pescara da fine mercato è forte, il mister ha trovato la quadra. Io ci credo. Ciao Massimo, mi pare. Sì, ciao Alessio, gentilissimo come sempre. Allora, ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità. Così qui, allora, 21:42, Lentella ha raddoppiato? No, non mi dite, ancora Coppolaro? No, vabbè, non riesco a capire, però insomma, due... Ah, ecco, Karić, la mezzala Karić, 2-0, siamo al 42esimo. Lentella 2, Carrarese 0. No, per sì. Dire pure... Ambrosetti era. Era Ambrosetti, ecco, ce lo siamo ricordati proprio, eh. Ambrosetti, ce ex Piacenza. Se lo è ricordato. Ha giocato anche nel Piacenza, era un bel giocatore. Sì, ma se lo è ricordato, se non lo è... ce lo siamo ricordati. Beh, vabbè, ti però prendere tu, meriti. Ma tu, ma tu ne hai nominati una decina, non ne hai preso uno. Infatti, c'era una cosa pazzesca, cioè clamorosa. La memoria storica qui abbiamo, non ricorda più nulla. Allora, andiamo al telefono. La smemoria. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Massimo, buonasera. Buonasera. Sono Nicola, Nicola, ciao. Salve Nicola, carissimo. Grazie. Ma si comincia a vedere qualcosina finalmente di più positivo e cominciamo ad avere insomma fiducia di questa squadra che si dimostra adesso più compatta, si vedono delle cose migliori. Però io, scusatemi, ma non ho miei dubbi e perplessità sul comportamento di questo nuovo allenatore nostro. Cioè, innanzitutto non capisco perché sia così permaloso quando vi deve rispondere a voi, e lui vuole solo le domande che gli piacciono, che gli vengano fatte, e a volte c'è questa supponenza, vabbè adesso io non voglio stare lì a polemizzare oltre misura, però insomma qualcosina hai visto nel suo modo di impostare la squadra, e finalmente io mi piacerebbe che lui continuasse su questa falsariga, perché deve avere in mente una squadra base, deve evitare quegli stravolgimenti continui che fa per il primo e secondo tempo, e principalmente deve contare su degli uomini di grande affidabilità. Io dico, e chiedo a questo o a te o a Pierpaolo, ma non è un delitto aver lasciato per tanto tempo fuori Clemenza? Mentre Clemenza per me è un giocatore imprescindibile che deve giocare sempre, perché ha un piede, un sinistro che spesso colpisce, e principalmente fa di quegli assist ai compagni che sono una delizia. Unita a Pompetto veramente si vede un centrocampo anche di una, oltre che tuttilità, anche di un certo aspetto etico. Ecco, vorrei chiedere a Pierpaolo se questo allenatore non ha sbagliato tenendo fuori questo giocatore che per me è sprecato per la categoria. Grazie, buonasera a tutti e saluto a Tisci, che ricordiamo con molto piacere. Eccolo a me, no? Ciao, buonasera. Grazie Nicola. Intanto stavo vedendo mentre interveniva proprio Nicola il grandissimo gol di Ivan Tisci, 2008-2009, Lanciano Pescara 2-0, un gol pazzesco quello, perché Indiveri sì, magari non sarà stato perfetto nel rinvio, ma insomma tu hai inventato dal nulla un gol difficilissimo, perché stop e tiro mi pare, no? Sì, ma io non ero come il bomber Ferrari che faceva gol da 5-6 metri, io dovevo fare pochi gol ma tutti da lontano, quindi ne ho visto difficilmente ne ho visto entravo uno in aria, simile la settimana scorsa. Uno simile la settimana scorsa? Sì, proprio. Ma chi l'ha segnato? Quasi uguale. Guarda, la partita, non me la ricordo, è una partita della Liga, su un rinvio del portiere, un po' così, una palla calciata subito, quasi a volo, da metà campo. Sicuro che era il campionato della Liga, non è che era il campionato francese, Bundesliga, non è che ti no, sei... Perché è l'unico che vedo, quindi non possono essere altro. Scherzo naturalmente. Allora, chiamiamo in causa Giuseppe, proprio sul quesito che poneva Nicola, no? Le sue perplessità, cioè Clemenza è stato troppo tardivo l'allenatore a dargli, diciamo, fiducia piena, avrebbe meritato di giocare prima... titolare per le sue qualità tecniche, qual è il tuo punto di vista? Ma credo che tutte queste annotazioni siano un po' figlie di quella che è stata un po' la trasmutazione del Pescara dal punto di vista tattico in questa stagione. È partiti con un vestito che sembrava un'armatura molto, molto granitica, molto talvolta anche
anche molto intangibile ai cambiamenti. L'allenatore poi ha deciso di cambiare totalmente concetto tattico per poi piano piano ritornare. È stato fatto un mercato, credo, per rafforzare, per puntellare nei punti dove serviva questo 3-4-3 del tecnico, e poi magari in alcune nelle ultime partite non si gioca più col 3-4-3 ma con altre modifiche. Quindi credo che molto spesso queste annotazioni del tifoso siano corrette dal punto di vista di quello che è il risultato della situazione, ma quanto alla causa non credo che un allenatore esperto come Auteri non si sia accorto di avere un giocatore o più giocatori bravi all'interno della rosa, e che probabilmente, ecco, in queste varie fasi ha cercato di trovare giocatori che potessero dare equilibrio, perché questo è quello il vero problema del Pescara, l'equilibrio della soprattutto della fase di non possesso, perché certo. Continua, ecco, anche nella giornata di ieri, che sembrava una giornata sostanzialmente tranquilla, no? Comunque hai portato a casa il risultato con la Certo, poteva essere evitato sicuramente il gol, sarebbe stato il settimo clean sheet, ormai si usa questa espressione dall'inizio. Che per una squadra che aveva le ambizioni del Pescara dovevi mettere in bilancio di avere soprattutto una difesa che ti prendeva pochi gol, per poi magari studiare soluzioni con gli attaccanti che avevi, con la conclusione o le incursioni dei centrocampisti, con i calci piazzati, perché poi ci sono mille modi per poter voi lì avete due calciatori che sui calci piazzati, se non ricordo male, tutte e due, no? Un po' o qualche situazione positiva l'hanno sempre portata a casa, e anche quello è un modo per poter sbloccare le partite, per dare spinta alla squadra. Ecco, queste problematiche credo che Auteri si sia trovato a fronteggiarle dall'inizio, e quindi ci sta che per causa di forza maggiore magari qualche giocatore possa sembrare essere stato dimenticato, che l'allenatore non se ne è accorto, ma escluderei che non si sia accorto. E comunque, insomma, la cosa più importante è il trend è in crescita dalla partita in casa con Lentella, una discreta prova, finì 0-0, il Pescara avrebbe meritato di vincerla, poi si è ripetuto a Pesaro, in mezzo la pessima prestazione di Fermo, secondo me, soprattutto nel secondo tempo con la Fermana ridotta in 10 uomini, a Reggio Emilia nella prima di queste 6 partite un Pescara piatto, e poi insomma Pesaro buona partita, col Modena è stato il miglior Pescara della stagione, e ieri una vittoria netta che non ammette repliche, 2-1 sul Siena. Andiamo al telefono, pronto a Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Luigi da Pescara. Salve Luigi. Allora, io volevo dire un paio di cose. Prego. Così, giusto per ritornare un po' con i piedi per terra. Io tra ieri e oggi e stasera ho sentito tanti discorsi così di terzi posti, playoff abbastanza abbordabili. Allora, io ricordo che attualmente siamo quinti, perché Lentella sta vincendo, siamo quinti. Allora, per arrivare al terzo posto mancano 8 partite, e noi non dico di vincerle tutte, ma quasi, perché le altre che stanno sopra di noi faranno lo stesso discorso, no? Certo. Giusto? Quindi poi magari arriva la sentenza del caso plusvalenza che ci toglieranno qualche punto e tutto finisce là. Cioè lei è realista, giustamente, insomma, è chiaro. Sono un po' realista. Mi pare giusto anche il suo discorso, ci mancherebbe. Certo. No, io dicevo, noi dicevamo, no, ma noi Luigi dicevamo, l'obiettivo in questo momento è chiaro che deve essere il terzo posto, non che sia sicuro di centrarlo il terzo posto. Il Pescara in questo momento, cioè la speranza appunto, è questa naturalmente, no? L'aspettativa. Poi magari arriva questo diciamo, speriamo di no, questa sentenza così che ci può ha ragione, ha ragione, è un punto interrogativo, punto, magari certo.
vanno in fumo anche i playoff alla fine. Certo. Poi certo. L'altro discorso della questione della gestione della società. Sì. Io vorrei rivolgere un appello al signor Sebastiani. Io vorrei dire che sarebbe il caso di smetterla di prendere in giro tutti i tifosi e tutta la città, perché cosa c'è ancora da contrattare? Lo sappiamo già, la società è quella che è, non abbiamo niente di nostra proprietà, ci vuole poco a farci i quattro conti, no? Non è che stiamo vendendo il Chelsea. Allora, se questa fantomima continua, è evidente che è solo una presa in giro. Quindi vorrei dire al signor Sebastiano di smetterla, insomma, di dire le cose come stanno una volta per tutte. Benissimo. Questo è il mio pensiero, Benissimo, ci mancherebbe. Grazie, grazie Luigi. Allora, io direi, non so se c'è un'altra telefonata, Dino. No. Visto che ha affrontato il tema societario il telespettatore Luigi che ha chiamato, direi di andare a riascoltare ancora una volta quello che ha detto ieri proprio il presidente Sebastiani sul discorso, sul caso plusvalenze. Arriverà sicuramente il deferimento. Sentiamo. Noi siamo molto tranquilli sull'argomento, aspettiamo chiaramente il deferimento della procura che ci sarà sicuramente e poi ci difenderemo, perché se c'è qualcuno che vuole contestare la vendita dei giocatori dove il Pescara prende soldi, allora è chiaro che a questo punto dovrò dargli anche le chiavi della società e fargli gestire la società, perché se uno mi contesta che non posso vendere un ragazzo a 1 milione dove ho preso soldi, allora vuol dire che devono farlo loro il calcio, perché obiettivamente noi non abbiamo fatto scambi di figurine, lo dimostreremo. Abbiamo incassato soldi da tutte le operazioni che abbiamo fatto. Se poi qualcuno mi deve contestare che io possa essere bravo o più bravo a vendere un giocatore invece di 500 o 1 milione, allora a questo punto vuol dire che devo cambiare mestiere. La sintesi: non abbiamo fatto scambio di figurine, abbiamo incassato soldi per i giocatori che abbiamo ceduto. Pierpaolo, prima della pubblicità. Ma io mi auguro, visto che il deferimento ci sarà, che nel processo la linea difensiva del Pescara sia un po' migliore di questa, perché se no la vedo dura. Mi sembra un modo un po' semplicistico, magari seccato, di rispondere a una contestazione, però io faccio anche fatica a pensare che, visto che c'è stata un'indagine della magistratura penale, cioè non parliamo neanche di magistratura sportiva, parliamo di indagini della Procura della Repubblica partita da Torino, che quindi magistrati, come ci spiegherà meglio forse Giuseppe, hanno una possibilità di acquisizione di prove infinitamente superiore, anzi che hanno possibilità di acquisire le prove, cosa che la magistratura sportiva non ha o ha in modo assolutamente limitato. Cioè, se si va a processo è una cosa seria. Naturalmente noi tutti ci auguriamo che Pescara sia totalmente estraneo, conoscendo come funziona il calcio oggi. È chiaro che ci sono tante società, in assenza di una regolamentazione, di una legislazione chiara, è molto facile, come i calciatori che giocano, vanno a giocare tra le linee, anche le società a volte vanno a giocare tra le linee. Nella terra di nessuno. Nella terra di nessuno. La speranza è che poi non arrivi qualcuno e ti piazzi la marcatura uomo mentre sei tra le linee e finisci fuori dalla partita. Questo da una parte. Dall'altra, proprio perché c'è questa situazione, mi pare difficile, con tutta la credibilità che voglio dare alle parole di Daniele, mi pare difficile immaginare che possa essere venduta una società come il Pescara sotto processo. Cioè, onestamente faccio fatica a credere che qualcuno venga a prendere una società che in teoria, facendo tutti gli scongiuri, e ci auguriamo di no, e potrebbe essere nella peggiore delle ipotesi retrocesso d'ufficio. Certo. Mi sembra un po' strano, però vedremo. Questo vedremo. È allora, un'impressione. Allora, poi ascolteremo anche Giuseppe, naturalmente anche Gianluca e Ivan, però prima un po' di pubblicità. Restate con noi.
Torniamo in diretta da studio 21.59. Allora, argomento caldo, arriverà sicuramente il deferimento, lo ha confermato il presidente Sebastiani ieri nel post partita col Siena, al microfono del nostro inviato Enrico Giancarli. Giuseppe Tambone, insomma, la procura è stata chiara, no? Perché contesta al Pescara la violazione del comma 2 dell'articolo 31. In sintesi, il Pescara avrebbe tratto vantaggio da queste operazioni per iscriversi al campionato di competenza, ci si riferisce allo scorso campionato di B 2020-2021. È così, no? Per sommi capi. Sì, leggendo, desumendolo da quella che è l'imputazione, viene da pensare questo. Per semplificare molto la materia, l'articolo 31 ha due elementi. Il primo elemento è un elemento di alterazioni, di non consegna, di illecito amministrativo, diciamo, minore, e conduce ad una a sanzioni di tipo pecuniarie, quindi sì, ad ammende. La seconda, che può essere contestata autonomamente, ma molto spesso, come mi sembra di capire in questo caso, congiuntamente, invece va a valutare quelli che sono i riflessi, no? E i riflessi sono il bene protetto in quel caso e la corretta iscrizione al campionato. Quindi l'illecito amministrativo, e siamo in questa tipologia, ha una parte che viene ad alterare quelli che sono il valore documentale, ecco, di tutto ciò che viene trasmesso agli organi di giustizia, agli organi di controllo e quant'altro. E in questo secondo caso invece si va a contestare l'alterazione che produce riflessi sulla iscrizione al campionato, che significa che nell'ambito di questa situazione probabilmente le contestazioni sono tali da ritenere che senza il verificarsi di quelle poste ovviamente positive il bilancio avrebbe richiesto, per poter essere la società iscrivibile, o l'immissione di capitali da parte dei soci, oppure comunque la dimostrazione attraverso il riequilibrio della serie di parametri che ci sono di risorse aggiuntive per poter far fronte a queste situazioni. C'è anche un'altra situazione in queste vicende da tenere in considerazione, però non possiamo e non posso sapere se è stato inserito in questo contesto, che è quello del post imputazione, cioè nel momento in cui tu hai dato un valore a un calciatore e poi ci sono nella storia successiva, degli anni successivi, degli elementi che ti lasciano presupporre che la tua valutazione o il rischio che ti sei assunto, soprattutto nell'acquisto ovviamente, di questo calciatore non si è rivelata giusta, perché magari lo dice il curriculum, no, di quegli anni, e lì devi andare a fare la svalutazione. Tutto perché il bilancio, ma non solo dal punto di vista sportivo, perché qui c'è una finestra anche dal punto di vista civilistico e anche penale, il bilancio deve dare una proiezione di chiarezza, ma anche di veridicità alla sua connotazione, alla sua veste. Tutto ciò che va a alterare questo ovviamente è sanzionato dai vari ordinamenti, quello sportivo, quello civilistico e quello... Ecco, se venissero accertate responsabilità di questo tipo nel Pescara, ci sarebbero, mi pare, tre ipotesi: uno o più punti di penalizzazione, esclusione dal campionato, oppure retrocessione all'ultimo posto, no? Mi pare. Sì, diciamo che automaticamente a questa imputazione dell'articolo 31,2 vengono abbinate tre ipotesi di sanzione. La prima, la più blanda delle tre, è quella di una penalizzazione che comunque deve essere afflittiva, per cui se non incide in questo campionato viene posta a partire dalla prossima stagione, in carico alla prossima stagione. La seconda, più grave, è quella di retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza, quindi il campionato è quello che accadde, momento... scusa Giuseppe, per farci capire da chi ci segue in visione d'ascolto, è quello che accadde al Cesena di Castori,
che riuscì a salvarsi sul campo 50 punti, campionato 2017-2018, meno 15 di penalizzazione e retrocessione all'ultimo posto, e quindi poi praticamente fallì il Cesena e ricominciò dalla Serie D l'anno dopo. Sì, quella fu una vicenda che ebbe sostanzialmente due processi, un primo in estate che poi dovettero essere riformulate un po' tutte le accuse con i deferimenti, e quella che si svolse nell'autunno sostanzialmente, tra settembre, ottobre e novembre del 2018, che però videro praticamente rimanere solo il Chievo, perché poi, come hai detto tu, il Cesena non si era iscritto al campionato 18-19. Dicevo, ci sono, ecco, questa seconda che è più grave, e poi c'è la più grave di tutte, che è quella della sostanzialmente della cancellazione dai ranghi federali del club, con possibilità, viene riconosciuta, di assegnazione a un'altra categoria. Qui non è difficile fare previsioni, no? Ecco, però io ti voglio chiedere una cosa, Giuseppe, perché la questione non è chiara, ma l'onere della prova spetta al Pescara o alla Procura? La Procura fa l'accusa, è il Pescara che si deve difendere, quindi deve provare che le accuse sono infondate, o mi sbaglio? Io dalla mia visione di diritto sportivo puro dico ai miei amici avvocati che il diritto sportivo spesso cammina con la testa in giù, o perlomeno li fa camminare con la testa in giù. Sì, in maniera molto, molto semplicistica, ma poi non è sempre così, perché comunque il codice di giustizia sportiva, non solo della federazione ma anche quello del CONI, soprattutto nell'ultima versione che rientra, che ricomprende alcune dinamiche del cosiddetto giusto processo e si avvicina un po' a quella che è la tipologia dell'ordinamento generale, prevede sostanzialmente e tendenzialmente un onere probatorio, perlomeno in senso di discolpa, a carico ovviamente della parte che è chiamata in causa. Nella fattispecie, nel deferimento che quando arriverà, sarà argomentato in quest'atto di accusa, saranno argomentate messe insieme una serie di elementi che, a detta della Procura, dimostrerebbero e condurrebbero a pensare e a provare, fino a che è possibile provarlo, che il comportamento del club incolpato, del Pescara, come di tutte le altre, è stato caratterizzato dalle fattispecie, dagli elementi dell'articolo, del comma 1 o del comma 2, a seconda di quello che è stato contestato. Sta poi alle società, dall'altra parte, con la massima... Quindi l'onere della prova, sintetizzando, spetta alla società. Sì, sostanzialmente ti pongono di fronte a una serie di circostanze ed elementi che lasciano pensare a un disegno, al disegno di un quadrato. Poi tu, dall'altra parte, cerchi di smussare i vari angoli fino a che magari dimostri al giudice, che è terzo, perché noi parliamo dell'accusa, della Procura federale, ma anche dell'aspetto della difesa, smussando degli angoli o cambiando alcuni elementi di supponenza all'interno dell'impianto accusatorio del fascicolo, dimostri che invece che il quadrato che supponeva la Procura federale è diventato un cerchio che è più confacente a te e ti può condurre a una derubricazione dell'imputazione, ti può condurre all'assoluzione, chiamiamola così, eventualmente a una condanna più mite, più o meno mite, a seconda della gradazione. Perfetto, Pierpaolo. E comunque sì. su davanti alle corti che si discutono queste. Certo. Pierpaolo, una domanda per Giuseppe? Ma sì, per chiudere l'argomento, perché abbiamo poco tempo. Sì, perché visto e considerato che comunque vada a finire questo processo, ricordiamo che coinvolge molte altre squadre, molte altre squadre oltre al Pescara, è evidente però che comunque vada a finire, questo delle plusvalenze, virgolette, fittizie, è un problema sul campo e bisognerà riformulare probabilmente una normativa. Secondo te come se ne esce? Ecco. Perché un periodo c'è stato il cosiddetto parametro che dava, diciamo, attraverso il calcolo di una serie di valori, la valutazione del giocatore. E secondo te che strada si potrà percorrere per trovare una soluzione? Guarda, se ti posso dire la mia idea, siccome alla base di queste pratiche
Non c'è tanto il fatto di non essere liberi di dare una valutazione a un calciatore, quindi di venderlo o acquistarla come al prezzo che meglio le società ritengono, perché fa parte della libertà assoluta delle società, della libertà economica, di tutto ciò che i club possono fare nell'ambito della propria attività. Ma c'è l'aspetto negativo, anzi gli aspetti negativi sono due, ma quello in questo caso da esaminare è che queste pratiche portano sostanzialmente un beneficio di tipo contabile per l'attività all'interno del bilancio, che quindi riequilibrano la parte dei costi, e però non portano soldi in cassa. E quindi io credo che sarà impossibile dare dei criteri di valutazione, per quanto, apro parentesi, comunque nei bilanci va spiegato perché tu, un ragazzino che non ha mai giocato nel tuo settore giovanile, gli dai una valutazione, chiaramente nel settore giovanile dell'altra squadra non ha mai giocato, gli dai una valutazione elevata, magari pari a un calciatore con 10 anni di carriera che hai appena ceduto da un'altra parte. Ma soprattutto, Giuseppe, scusami se ti interrompo, credo, probabilmente non so, per concludere, che il rischio, per sintetizzare, sia quello che le società diventino a lungo andare delle scatole vuote, perché tu hai a bilancio un giocatore X, cioè Profeta, che hai a bilancio con 10 milioni di euro e che teoricamente dovrebbe valere 10 milioni di euro. Cosa avresti a dire? No, sarebbe poco. In realtà poi il valore lo hai sottovalutato. Il valore poi in realtà lo fa il mercato, perché questo vale 10 milioni di euro. Se qualcuno ti offre 10 milioni di euro per prenderlo, se però ti offrono 5 euro e uno che vale 5 euro e voglia scrivere 10 milioni. Certo. Però Pierpaolo, il discorso che ti dicevo era appunto che tu lo puoi valutare quanto ti pare, però ai fini dell'iscrizione al campionato, quindi per rientrare nei parametri, quindi per quello che riguarda l'aspetto federale, che è importante in questo caso, puoi avere questo effetto positivo solo se effettivamente questi soldi li hai incassati, perché tu un giocatore lo puoi acquistare a 10, acquistiamo Massimo Profeta a 10 milioni di euro. Ma dite Pierpaolo Marchetti, ma perché mi mettete in mezzo? Aspetta, lo acquisterò anche lui. Perché tu sei un calciatore di grande livello. Io e Gianluca, noi ci mettiamo d'accordo. Io acquisto il suo Massimo Profeta a 10 milioni di euro, giusto? Certo. E quindi dovrei dare a Gianluca 10 milioni di euro, che io magari in quel momento neppure ho, no? Sì. Allora che succede? Che dall'altra parte che cosa faccio? Gli vado a vendere il mio Pierpaolo Marchetti per... No, io rifiuto il trasferimento. 9,5, 10, 10,2 eccetera, no? E quindi da quel punto di vista io e Gianluca ci siamo scambiati solamente i documenti, io non do niente a lui, lui non dà niente a me. Questo significa che a me quei più 10 mi fa gioco sul bilancio, perché invece di fare una ricapitalizzazione o di trovare altre risorse per far quadrare i parametri per l'iscrizione, ho risolto con una semplice fattura che mi sono scambiato con Gianluca, e lui con la stessa operazione contraria ha fatto lo stesso. E questo è quello che non si può fare. Quindi nel momento in cui io per iscrizione al campionato, per i parametri, vado a non considerare le operazioni dove c'è effettivamente scambio di denaro, dove io devo dare 10 milioni per Massimo Profeta a Gianluca e gli do 10 milioni, allora lui giustamente se lo mette con più 10 milioni perché li ha ricevuti, e io devo fare la stessa cosa perché lui mi paga l'altro giocatore, allora le cose sono vere. Ma finché andiamo così a fargli questi, certo, questi tipi di scambi, che poi hanno riflessi, perché molto spesso si confonde questa situazione del valore del calciatore, che è assolutamente libero e sarà sempre libero. Chiaro. Il problema sono gli effetti, che certo, non sono solo effetti momentanei, e ti rubo 10 secondi, ma sono anche effetti che, come diceva Pierpaolo, queste società si portano avanti, sono praticamente questo effetto che non c'è economico. Certo. È come rimandare un problema. I più 10 milioni, certo, io lo vado, mi diventa un costo, come perché no? Ho preso l'altro giocatore.
mi diventa un costo che mi va a appesantire il primo, il secondo, il terzo, il quarto. È come rinviare il problema, assolutamente. E l'anno successivo devo fare uno scambio a 12 o a 15, perché devo coprire anche il debito contratto con la prima rata del, di Massimo Profeta. Capite? Quindi, soprattutto in Lega Pro, queste operazioni qui portano, e il Cesena, e il Chievo, e tanti altri casi lo dimostrano, portano al fallimento delle società, perché non riusciranno più a stare dietro ai debiti, alle negatività che vengono spalmate in più anni, ma poi si vanno ad accumulare. Eh sì, quindi, prima o poi c'è il re della razione, diciamo così. A meno fino a che non avrai la fortuna e la bravura di fare delle plusvalenze vere. Ecco. Esatto, esatto. Oppure nel caso della Lega Pro, di finire in Serie B o in Serie A, dove con i ricavi veri che riesci ad avere in più rispetto alla Lega Pro, riesci obiettivamente a far fronte ai debiti che hai accumulato nelle stagioni successive senza dover fare altre operazioni di debito. Sei stato come sempre molto molto chiaro, ho capito tutto, che non è una cosa semplice per quanto riguarda. Abbiamo capito che la tua valutazione di 10 milioni è fittizia. Invece è reale, è reale invece la 10 che campeggia alle spalle di Giuseppe Tambone, no? È reale. È la tua? 10. È reale. È la tua? No, sulle spalle di Ivan. Ivan, insomma, sta bene il 10 soltanto a Ivan qui, Io però, scusate. Anche a Gianluca, perché scusate, ce n'è anche un'altra di Baggio che non si vede, che sta un po' più nell'angolo, però. No, però quella me la prendo volentieri. La prossima volta la sposto. Giuseppe, ti ringrazio perché sei stato esaustivo, no? Grazie. Stava andando tutto molto bene, stava parlando di calcio, adesso stava ascoltando. A un certo punto si è data una valutazione a Massimo Profeta di 10 milioni di euro, ma di che trasmissione è questa? Scusatemi, perché veramente siamo andati fuori da ogni cioè siamo su scherzi a parte. Ivan, invece il problema è proprio quello, che sono state operazioni così, cioè di prendere uno come Profeta e di valutarlo 10 milioni di euro. Massimo, scusami, no? Posso, scherzi a parte, veramente veloce, perché credo che sia una domanda che il tifoso voglia sentire anche una risposta, ma le tempistiche, le tempistiche sono importanti, perché il tifoso come me del Pescara dice: ok, siamo arrivati ai primi di marzo, a maggio finisce il campionato, sono i playoff, le tempistiche però quali sono? Cioè, c'è il rischio che si vada lunghi, c'è il rischio che non si arrivi, cioè come funziona? No, non c'è il rischio che si va lunghi, perché il codice di giustizia sportiva prevede dei tempi contingentati, quindi fissi e stabiliti, e anche perché in genere verso la fine della stagione, proprio per evitare di andare lunghi, molto spesso c'è la sana abitudine di abbreviare dei termini procedurali, quindi costringendo un po' più di lavoro alla procura e alle parti del processo per arrivare ad una soluzione quanto prima possibile. Ad occhio e croce, se ci ipotizziamo l'arrivo del deferimento in questa settimana, io credo che a cavallo tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, diciamo la prima settimana di aprile, potremmo avere il primo grado, e da lì tra i 20 e i 30 giorni avere il secondo grado federale. Entro la fine del campionato sicuramente si sistema la situazione, no? Sì, più o meno, ecco, è una stima che faccio io, più o meno per quelle che possono essere gli elementi. Ti faccio una domanda: il terzo grado è superfluo, esiste in queste situazioni? Sì, però mi pare superfluo o no? Allora, diciamo che non ti passo il terzo grado, perché non è un vero e proprio terzo grado, ci sono i due gradi federali, Tribunale federale e Corte d'Appello. Il terzo grado a salire, perché il primo endo federale, cioè fuori dalla federazione ma all'interno del sistema sportivo, e lì sono le parti che devono ricorrere, e in genere dal deposito del ricorso si va in linea generale entro i 30 giorni, potrebbero anche esserci dei termini un po' più corti, però diciamo che le 3 settimane, 4 settimane per il grado collegio di garanzia dovremmo anche prevederlo. Ah, quindi si deve prevedere comunque questo. A occhio e croce. Perfetto. E siamo
quindi nel mese di giugno, credo. Vabbè, insomma, adesso vedremo insomma quello che succederà. Sì, vabbè, siamo in linea chiaramente teorica. Sì, ma no, era giusto per capire, per avere il quadro della situazione. Intanto abbiamo scoperto che i 4 gol furono segnati in Pescara-Brescia prima della pubblicità da Neri, Ambrosetti, Giunta e Saurini. Ho già azzeccato. Quindi un gol a testa, io mi ricordavo. Ho sbagliato, volevo dire Giunta, guarda. Ecco, Giunta, dire Giunta. Però che tra l'altro anche l'amico nostro, come si chiama? Annaggia, lo scrive sempre, un caro amico. Vabbè, adesso non mi viene, vedi, purtroppo l'età avanza, la memoria. Però c'era pure Pirlo. La valutazione sì, cala già a 9 milioni e mezzo. Pure Pirlo. Eccolo qua, vedi, Germano, scusami sì, sì. Germano se ho dimenticato il tuo nome. Germano Gravina, che saluto con grande affetto, il giocatore del Brescia, era Giunta. Buona serata, Germano. Poi c'era pure Pirlo, eh. C'era anche Pirlo Baronio. Che era giovanissimo, Baronio. Baronia Dani, sì. Che ora. Sì. C'era Dani. Assolutamente, dunque Pirlo un 79. Perché mi hai nominato Adani? Mi hai rovinato la serata. È un 79, aveva 16 anni Pirlo. Sì, sì. Quindi era giovanissimo. Perfetto, ci fermiamo per pochi istanti, poi faremo vedere anche i gol miei, insomma, qualche volta. No, scherzo, sì, la valutazione è valutazione. Andiamo doppia. In pubblicità. Lo svalutiamo subito. È farlocco, è farlocco. Con perizia. Eccoci qui, 22-22, l'Entella ha fatto tris con Mercai, che era stato preso la scorsa estate dall'Entella, è arrivato dal Vasto Girardi, squadra di Serie D, lo scorso anno è stato allenato da Fabio Prosperi, che sta facendo un ottimo lavoro alla guida del Vasto Girardi da due stagioni. Vero Ivan, tu che vai a vedere le partite spesso di Serie D? Sì, confermo. Confermo, dai, Fabio sta facendo molto bene, ha già fatto bene lo scorso anno, quest'anno si sta confermando, sono stato a vederlo in un paio di situazioni e gli ho fatto i complimenti, quindi posso solo confermare quanto detto da te. Sta facendo una buona gavetta sicuramente Fabio Prosperi. Allora facciamo così, andiamo a vedere le immagini salienti di Modena-Olbia, ma forse c'è anche qualche messaggio da leggere, probabilmente sì. Germano Gravina, quando entra Dursi si rafforza la squadra avversaria e il Pescara gioca in 10 perché Dursi è un giocatore inutile e scarso. Buona serata Germano da Cuneo, severissimo Germano. Poi Patricia Giovannucci, naturalmente che conosciamo, vediamo un po' che scrive. Anche Gianluca Colonnello, eterna promessa, io e Giuseppe Tambore lo stiamo aspettando a cena da mesi. Invito esteso naturalmente anche a Massimo e Pierpaolo, buon proseguimento. Quindi, ti lasci attendere, ti fai attendere. Ma c'è il Covid. Ah giusto, è bene, vedi, bisogna stare attenti. La giustificazione è plausibile. C'è una bambina piccola. Assolutamente. Bisogna... allora sì, allora sì. C'è una pizza che vi attende, quindi Giuseppe. Nel frattempo gli è cresciuta la barba Giuseppe, per quanto tempo è passato. Più volte. Salutiamo naturalmente Patricia Giuseppe. Allora leggiamo un altro post, vediamo un po'. Francesco Costanzo, altro che Kragl. Veroli è molto forte anche da terzino, intelligenza tattica, ottime qualità tecniche, il futuro è tutto dalla sua parte. Buona serata a tutti. Sì, devo dire la verità, io avevo qualche perplessità sul ruolo di terzino assegnato a Veroli dal tecnico, perché io ho visto molto bene il difensore centrale, tra l'altro è stata una bellissima intuizione di Gigi Iervese. Invece per il momento devo dire che è un ragazzo, no, anche più maturo dell'età che ha, sembrerebbe così Pierpaolo. È uno di quelli che sta dimostrando di poter avere un futuro, chiaramente le caratteristiche sono quelle che sono, però soprattutto per un difensore saper fare tante cose nel calcio di oggi è una grande qualità. Gianluca? Ma ad esempio l'ho dimostrato anche Zappella, che è un giocatore. Sì, assolutamente. Zappella può giocare anche mediano. Anche quando è stato utilizzato. Come no? Ha trovato mezzala, il gol da mezzala a Pesaro. Comunque ha dimostrato di essere uno applicato, certo. di capire le situazioni, di capire il gioco. Poi adesso si vede Cautelli, gli è piaciuto, perché chiunque gli passa per le mani lo fa giocare mezzala. È vero, ieri anche Cancellotti in zita. Gianluca su Veroli? Sì, buonissimo giocatore, deve continuare di questo passo perché si adatta molto bene nei ruoli, sì. E quindi è molto intelligente, dinamico e lo vedi subito che riesce a capire il gioco. È vero. Deve continuare così e cercare di migliorare, perché può rappresentare veramente un punto fermo per il Pescara.
È solo un 2003. No, dire, adesso già... a costo di sembrare un po' sì. brusco, sembra una banalità dire di un calciatore che capisce il gioco, ma non è scontato. No, no, assolutamente. Sono perché, d'accordo. Cioè, ce ne sono di... Stai per fare la battuta adesso su di me? No, 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 perché sai, ormai non mi risparmio. Non si spara sulla Croce Rossa. Bravo, esatto. Allora, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Carlo, ciao. Ciao Carlo. Niente, colui che mi ha preceduto ha aperto la piaga, per cui voi dopo, attorno, avete... chiaramente, come dire, sistemata la questione del io parlo delle plusvalenze, eccetera, eccetera. Ma secondo me, dalla Juve fino al Pescara, l'intera Serie A, Serie B, Serie C e tutta quanta, tutte queste serie sono impelogate, per cui due sono le cose: o si va giù oppure si mette tutto quanto a tacere, secondo me, perché il problema delle plusvalenze non è un problema tecnico, è un problema di parte. Non si capisce da dove sta l'inizio e dove sta la fine. Quel signore, il grande, come si chiama? Giuseppe Tambone. Diciamo che fa parte del parterre, comunque colui che ha sciorinato un saccaccio di regole, che saluto, è molto bravo, è molto bravo. Sì. Ha sciorinato un saccaccio di regole, un saccaccio di note, tutto quello che può fare la Federazione Italiana Gioco Calcio, tutto quello che può fare la Procura, tutto quanto quello che si può fare. Però io parto da un presupposto che, siccome siamo in Italia, tutto quanto verrà messo a tacere, speriamo. A prescindere che il Pescara abbia o meno delle colpe, io mi ricordo qualche anno fa sì. ci deliziavi praticamente con il latino, con Virgilio, adesso non più. Era sentando Dante, comunque sicuramente una posizione sublime. Ora siamo arrivati alla frutta. Vabbè, grazie Carlo, sempre allora, pronto. Tanti saluti e forza dalla, Pescara. Dalla panchina 58, grazie. Naturalmente, perché ci manca sempre comunque. E questo che cos'è? Il gol, il gol che hai fatto fare a? Bucchi. A Bucchi, bravissimo. Contro la Lazio. Il primo gol in Serie A? Sì, il primo e il secondo, tutti e due io glielo ho fatti fare. Uno con la Lazio e uno col Parma. Però niente male il piedino, eh? No, ma ti ricordi, è quasi lo stesso, tu facevi la telecronaca su Telepiù, penso. Io su Telepiù? No, chi era Telepiù? Non ricordo, Sky. Gol col Verona al 94esimo. Sì, sì, Calaiò, cross mio. Esatto, Pescara-Verona. 10 secondi mancavano. 2003-2004. Sì, radiocronaca, era la mia radiocronaca poi messa in TV con le immagini. Allora, siamo in addirittura d'arrivo. Tra l'altro c'è da dire, campionato di eccellenza, ringraziamo Lorenzo Valeriani, ieri si era dimesso dall'incarico Donato Ronci. Come allenatore appunto del San Buceto, oggi però il San Buceto, la società, ha respinto le dimissioni, quindi Ronci rimane ufficialmente sulla panchina del San Buceto. Tra l'altro un amico, e questo ci fa molto piacere, anche preparato, lo dice la sua storia, insomma i suoi trascorsi sicuramente. Allora 22:30, non so se abbiamo la possibilità di vedere velocemente le immagini di Modena Olbia. Sì, abbiamo qualche minuto, 1-2, il Modena parte forte, c'è questa prima conclusione di Armellino, la palla supera ampiamente la traversa, ha provato con un colpo di testa, qui Tremolada apre troppo il piatto, insomma si vede che il piede a lui meno congeniale, il destro, un tiraccio distante dal palo sinistro della porta di difesa da Ciocci, qui bravissimo Ciofani, che sarà praticamente da difensore l'attaccante più pericoloso del Modena, tant'è che accorcerà le distanze. Quindi Udo, guardate, sterza su Piacentini,
si allarga e poi fredda il portiere Gagno. Gagno che vede il pallone evidentemente all'ultimo momento. Il primo gol dell'Olbia al 41esimo del primo tempo, la nona rete stagionale per l'italo-nigeriano, classe 97, scuola Juve. È passato anche per Lanciano in Serie B senza però collezionare presenze. 1-0 al 41esimo, tra poco però arriverà in pieno recupero in prima frazione il raddoppio sempre di Udo, ma c'è questa grande opportunità in campo aperto per il Modena. Non se la gioca bene qui Azzi, che vince un rimpallo e poi sparacchia altissimo, avrebbe potuto servire uno dei compagni di squadra che era meglio posizionato dopo l'uscita di Ciocci. Qui il tentativo di Ragazzo, prova da fondo campo Udo, ma l'azione continua, guardate, sarà proprio Armellino a confezionare involontariamente l'assist per Udo, il suo destro che stavolta riesce a centrare il bersaglio grosso, addirittura il pallone si infila tra le gambe del portiere Gagno. 2-0 Olbia al 46esimo del primo tempo, risultato a dir poco sorprendente. Nella ripresa si gioca praticamente a una porta, qui ci prova ancora Ciofani, l'azione continua, guardate, c'è un altro cross da sinistra, lato corto, un'altra respinta e sempre Ciofani, controllo e sinistro, la palla sorvola la traversa della porta difesa da Ciocci, che sarà protagonista classe 2002 in prestito dal Cagliari. L'1-2 sempre di Ciofani, ma dopo che Ciocci aveva deviato il pallone sulla traversa, sul colpo di testa se non vado errato di Pergreffi, dunque 1-2, guardate, Pergreffi il capitano, devia il pallone Ciocci sulla traversa, tap-in vincente questa volta di Matteo Ciofani, 1-2. Naturalmente si riversa nella metà campo dell'Olbia il Modena, qui Samuele Longo, insomma Samuele Longo davvero, non dico che sembri un ex, però non ha fatto finora nulla nel Modena. Longo era uno di quelli che molti dicevano che era un predestinato, esatto, il famoso predestinato. Lì in quella occasione ci ha provato Mosti, bravo il portiere, poi un altro colpo di testa, questa volta di Samuele Longo, bravissimo Ciocci, l'estremo difensore dell'Olbia, che insomma ha salvato, porta il risultato, poi Mosti accelera, Giovannini il destro, beh insomma sempre piazzato Ciocci, davvero molto bravo il portiere dell'Olbia, ripetiamo classe 2002 come Sorrentino, grande protagonista, e poi Gerni ci prova centrale, nessun problema per l'estremo difensore dell'Olbia, c'erano anche 7-8 tifosi provenienti da Olbia, insomma una vittoria importante, se vogliamo anche storica, perché l'Olbia credo che non abbia mai affrontato il Modena nella sua storia, almeno a Modena la prima volta, 2-1 il verdetto finale. Questo è il prossimo turno, Lucchese Reggiana, ancora Viterbese, Carrarese Modena, Pistoiese Cesena, dunque occhio al Cesena che giocherà sul campo della Pistoiese, una pericolante, Molese Entella, Olbia Pescara, Pontedera Fermana, Olbia Pescara ricordo ancora una volta sabato alle 17.30, Siena Gubbio, Pontedera Fermana, Teramo Montevarchi, la partita da non sbagliare per la squadra di Federico Guidi, ci sono stati risultati poco favorevoli ieri, il Teramo ha perso ha perso in trasferta a Cesena, appunto 2-0 il verdetto finale, hanno vinto diverse squadre che sono in fondo alla classifica, soprattutto la Fermana, no? Che ha fatto registrare questo colpaccio interno, non vinceva addirittura da metà novembre, 3-0 sul Limolese, ha battuto l'Ancona Matelica con un gol di Oscar Pannitteri, quindi il Teramo insomma non può fallire questa gara perché davvero è un match salvezza, e poi Vis Pesaro Grosseto, e questo sarà il turno di sabato, poi martedì di nuovo in campo, la partita più importante si giocherà all'Adriatico Giovanni Cornacchia, martedì 15 marzo ore 21 di fronte a Pescara e Cesena. Grazie a Pierpaolo Marchetti, grazie Pierpaolo, poi vedremo quale valutazione darti, vedremo un po' insomma se non è per me, non è per il calcio te. Non è per me. Grazie, è per te che sei un campione, un predestinato. Grazie a Gianluca Colonnello, grazie Gianluca, grazie Massi, buonasera. Grazie a Ivan Tisci, grazie Ivan, grazie a voi, saluto tutti, un abbraccio, gentilissimo, ciao, prezioso il tuo contributo come quello di Giuseppe Tambone e Gianluca Colonnello, grazie Giuseppe che ci hai illuminato su un argomento complesso. Grazie Giuseppe, comunque a cena io ci vengo, non sono come il colonnello. Ci facciamo così, ci presentiamo tutti, anche Ivan. Grazie, grazie a tutti. Porte aperte. Un ringraziamento particolare a Dino D'Angelo, l'Entella ormai praticamente di fatto vinto il campionato. La partita, anche se mancano 15 minuti, 3-0 sulla Carrarese, ho detto che ha vinto la partita. E può succedere qualcosa. 3-3, non mi sorprende. Grazie a Dino D'Angelo e regia, a voi per l'attenzione. Ci vediamo sabato, post partita Olbia Pescara.
I need you to stay.